come vi ha accennato, innanzitutto volevo ringraziare ognuno di voi per essere qui, perché in questo modo date anche a me la possibilità di diffondere sempre più quello che Sandel De Garda mi ha comunicato nel corso degli anni, perché io sono nata come chimico farmaceutico, poi mi sono specializzata in fitoterapia, in gemmoterapia, floriterapia, quindi preparo anche fiori di Bach, micoterapia, e dopo aver effettuato insomma questa formazione un po' ampia ho avuto una svolta molto forte nella mia vita, perché in realtà nonostante avessi avuto una formazione così ampia non mi sentivo ancora soddisfatta, perché mi sentivo sempre che mi mancava qualcosa per poter aiutare fino in fondo gli altri, e quindi ho cercato sempre di approfondire di più i miei studi perché potessi dare quanto più consigli possibile per aiutare gli altri ad affrontare la malattia. E così poi un giorno mi sono trasferita, prima abitavo a Frosinone, mi sono trasferita di nuovo a Campania, che è il mio paese di origine, e un giorno andando a messa a Santa Maria la Nova ho conosciuto Don Marcello Stanzione, che è stato ed è ora il mio parroco, ed è stato lui che mi ha fatto conoscere Sandel De Garda, perché io da quel giorno, cioè da quel giorno in poi, insomma, ho iniziato a studiarla e ad approfondire la sua medicina. Quindi ricordo ancora quando lui mi disse, quindi avendo tutta questa conoscenza, diciamo, di erboristeria, mi chiese se conoscevo Sandel De Garda, e io risposi che non ne avevo mai sentito parlare. E così lui andò in biblioteca, prese dei testi e disse: leggi questi testi, perché così poi fra qualche anno inizieremo a scrivere dei testi insieme. Io dissi: ma oggi mi sta capitando una cosa davvero strana in questa chiesa. E così poi ho iniziato a studiare Sandel De Garda e ho trovato veramente la mia ispirazione. E così all'inizio sono stata attratta dalla sua figura, in quanto lei è la santa conosciuta come erborista. Però poi mi ha sbloccato la creatività, quindi ho iniziato a produrre i rimedi che lei utilizzava e che consigliava. E poi a scrivere, perché in realtà io scrivevo soltanto poesie. Lo raccontai a Don Marcello, e quindi forse in questo lui vide questa ispirazione che avevo per la scrittura. Fino ad ora abbiamo pubblicato 6 testi, però quest'anno verranno pubblicati altri 2 testi. Uno è sugli oli essenziali, perché come vi ho detto Sandel De Garda ha sbloccato anche la mia creatività, e quindi ho avuto modo di realizzare 18 oli che sono delle fragranze che possono essere utilizzate sia per il benessere del corpo che dello spirito, perché ho avuto una forte ispirazione, e quindi ho realizzato questi profumi, li definisco perché sono molto profumati in quanto contengono oli essenziali. E poi uscirà anche il libro sull'insonnia quest'anno, poi altri verranno pubblicati, se Dio vuole, gli anni a venire. Quindi oggi insieme parleremo di Sandel De Garda in quanto abbadessa guaritrice. E quindi, come vi dicevo, Sandel De Garda la conosciamo un po' come la santa, la monaca, l'erborista, però lei è stata anche mistica, leggente, scrittrice, musicista, drammaturga, linguista, filosofa, poetessa, consigliera politica, profetessa, naturalista, farmacista, medico, guaritrice, perché infatti lei ha avuto anche questo dono dello Spirito Santo, quindi guariva sia con rimedi naturali che era una potentissima esorcista. Poi dopo vi racconterò anche una storia a riguardo. Quindi quando ho letto tutto questo ho capito che non era opera umana, ma
ma era per forza legata a qualcosa, legata allo Spirito Santo, la sua figura. E infatti poi un giorno ho iniziato a leggere un po' della sua autobiografia e ho trovato che lei aveva queste visioni dello Spirito Santo sin da bambina, perché un giorno addirittura disse alla sua nutrice che vedeva il vitellino che era presente nella pancia della mucca e descrisse precisamente cosa vedeva. Lo vedeva con queste macchie sulla fronte e sulle zampe. E così la mamma di Sant'Hildegard chiese alla nutrice di voler vedere se effettivamente quello che vedeva la bambina corrispondeva a realtà. E così, quando la mucca partorì, la nutrice portò il vitellino alla mamma e quindi si accorse che veramente aveva queste visioni dello Spirito Santo. Questa è stata la pagina che ha convertito anche me, e quindi da allora non la studio più solo come ricercatrice, ma sono devota a Sant'Hildegard, quindi ha stravolto la mia vita in tutto, anche spiritualmente, perché sono già 2 anni che facciamo parte con la mia famiglia dei volontari del gruppo di San Michele, quindi aiutiamo persone che hanno difficoltà anche a livello spirituale. E questa, neanche a farla apposta, è proprio la lettera che hanno letto prima, e ho pianto tanto quando ho letto questa pagina, perché avevo intuito bene che non era qualcosa che veniva solo dagli umani. E quindi infatti lei ha scritto che conosce le vie del Signore, e poi però Sant'Hildegard dobbiamo vederla anche come una santa che è stata sempre la prima a introdurre sia i consigli e sia cose nuove. Infatti quello che dice lei è stato sempre detto per la prima volta, e ha sempre cercato ha portato sempre queste cose nuove, no? È un'iniziatica. Infatti è stata la prima monaca, nonostante lei avesse questi incarichi così importanti, a consentire che le monache del monastero giorni di festa potessero indossare degli abiti chiari anziché quello nero, e adornare la fronte con una coroncina di fiori. Quindi lei era pervasa dall'amore di Dio, e questo amore di Dio lo vedeva in tutte le cose che lui ha creato. Così ha scritto 2 testi importantissimi, che sono Fisica e Causa e Cure. Ma quando lei scrive, questo è il punto importante che dobbiamo considerare, che in tutto ciò che lei scrive c'è sempre l'opera dello Spirito Santo. Infatti anche in Psica, dove vengono descritti i rimedi suggeriti per le varie patologie, c'è comunque vicino al rimedio anche delle invocazioni che sono simili a quelle liturgiche. Perché questo? Perché anche quando consiglia un rimedio, l'ultimo a decidere se quella persona deve guarire o meno è sempre Dio. Quindi lei fa solo da tramite per dare il consiglio che appunto ha scritto, che magari una determinata erba funziona per una patologia piuttosto che un'altra, però la parola finale spetta sempre a Dio. In Cause et Cure, che è il libro delle cause dei rimedi e delle medicine composte, ci sono infatti diversi passi dove vengono descritte le terapie, però avranno effetto solo con l'aiuto di Dio. Quindi questo viene sempre riportato. Se non capiamo questa relazione tra corpo, mente e spirito, manca sempre qualcosa che non ci fa arrivare fino in fondo alla interpretazione corretta della medicina hildegardiana. E quindi un'altra cosa importante è che quando lei ha scritto questi testi ha sottolineato la cosiddetta sottigliezza delle diverse nature delle cose create, perché lei sosteneva che ogni cosa creata è unica,
è unica perché contiene in sé questa sottigliezza che è data conoscere solo da Dio, e quindi magari un alimento può farci danno o può essere un alimento allegro o velenoso, perché contiene in sé delle caratteristiche che possono danneggiare oppure che possono essere benefiche per il nostro organismo. E quindi non dà delle informazioni circa le vitamine, i minerali come noi oggi siamo abituati ad avere, ma è tutto correlato a questa sottigliezza, a queste caratteristiche sottili che ogni alimento o ogni pianta può contenere rispetto a un'altra. Ecco, qui infatti, come vi dicevo, ha ricevuto questo dono dello Spirito di Dio di scacciare i demoni dai corpi dei posseduti. Era una potentissima esorcista. Pensate che ho letto nel testo di Don Marcello, uno dei primi testi che ho letto su Santa Hildegarda, quello degli angeli. Don Marcello è un famoso angelologo, non so se lo conoscete, Don Marcello Stanzione. Ha scritto più di 300 libri sugli angeli, conosciuto sia a livello sia in Italia che all'estero, proprio per i suoi testi, perché studia gli angeli. E quindi ho letto questo testo e praticamente pensate che un giorno c'era una donna posseduta dal settimo anno, i parenti hanno deciso di portarla nella chiesa di San Nicola e per cercare di liberarla, per farla stare bene. Però praticamente lo stesso demone ha riferito ai sacerdoti che volevano aiutarla che voleva essere liberato tramite l'intercessione di Santa Hildegarda. E quindi poi questa liberazione è avvenuta, però poi la nostra povera Santa Hildegarda si è ammalata perché ha assorbito la negatività, e quindi per 14 giorni lei ha scritto che non aveva più la forza di stare in vita, quindi si era proprio spenta completamente la sua vitalità, e quindi si sentiva come un'erba secca. Perché infatti la malattia parte sempre, cioè, c'è sempre qualcosa che non va anche a livello spirituale. E quindi poi vi spiegherò un po' quello che lei, il concetto che lei esprime riguardo la causa delle malattie, perché per esempio rispetto alla medicina allopatica noi siamo abituati a sentire il sintomo e a dare un rimedio per bloccare il sintomo. Invece nella medicina hildegardiana è una medicina più dolce, perché bisogna arrivare alla causa che ha scatenato la malattia per poter aiutare la persona a curare quella sintomatologia. E quindi lei infatti diceva che il corpo, che cos'è? Il corpo in verità è il vestito dell'anima che vive nella voce. Quindi è soltanto un rivestimento, il nostro corpo è il rivestimento della nostra anima. Quindi dobbiamo cercare di partire dalla cura dell'anima per stare bene. E quindi l'anima e il corpo sono una sola realtà, e grazie a corpo, anima e mente l'uomo è completo ed è in grado di agire e fare cose meravigliose. Qual è la sede del nostro corpo e la sede dell'anima contemporaneamente? Per Hildegarda è il cuore. Quindi quando noi abbiamo pensieri positivi, in realtà stiamo nutrendo il nostro organismo di cose belle, e quindi andiamo verso la positività, verso la felicità, la gioia, e quindi stiamo bene, siamo in salute. Quando invece facciamo prevalere i pensieri negativi, in quel caso praticamente stiamo alimentando la nostra malattia. Quindi dobbiamo cercare di essere felici e stare bene, perché arriva il messaggio poi a tutti gli organi e ci ammaliamo altrimenti. E quindi qual è il programma medico di Hildegarda? Mantenere la condizione di salute,
quello che purtroppo oggi non siamo abituati a fare, perché noi interveniamo solo quando stiamo male, invece dobbiamo cercare di dare importanza alla nostra salute. Quindi lei pensa anche all'uomo sano oltre che all'uomo malato. E poi alla ricerca della, quindi la causa delle malattie, come vi dicevo, la prima per Sant'Ildegarda è il peccato originale, quindi noi ci portiamo dietro questo peccato originale che comunque è alla base di tutte le malattie. Il libero arbitrio dell'uomo, perché ognuno di noi ha la facoltà di poter scegliere se seguire la via del bene o quella del male. Perché Gesù ha dato questa libertà, siamo tutti liberi di scegliere la strada che vogliamo percorrere. E poi il rapporto tra i quattro liquidi, in realtà abbiamo ereditato dal nostro appunto da questo peccato originale il flemma. Il flemma, quindi, che è responsabile della tristezza, della malinconia. Infatti molti dei rimedi tegardiani servono proprio per curare questo problema, perché più flemma abbiamo nel nostro organismo e più ci ammaliamo, perché aumenta la collera, aumenta la gotta, i reumatismi, le infiammazioni, e quindi dobbiamo agire su quello. Questa è una delle principali cause. E in realtà noi ci sono quattro temperamenti che sono tutti e quattro presenti nel nostro organismo, perché sono legati agli alimenti che noi assumiamo, e a seconda della nostra alimentazione così andiamo ad alimentare uno piuttosto che un altro di temperamento. Quali sono? Il flemmatico, il bilioso, collerico e sanguigno. Dobbiamo fare appunto attenzione anche all'utilizzo degli alimenti, perché lei ha scritto quali sono gli alimenti, diciamo, consigliati, quelli che ci rendono allegri, e quelli che invece vengono considerati veleni. Per esempio, tra gli alimenti allegri, prima di tutto lei parla del farro, che è il cereale per eccellenza. Poi c'è l'avena, poi i legumi, la zucca. Questi sono tutti alimenti che fanno bene, i ceci, i latti vegetali. E invece tra quelli che sono considerati veleni gastronomici, lei ha scritto la lenticchia, i porri, le pesche, le prugne, il maiale, perché le carni degli animali che mangiano altri animali non fanno bene al nostro corpo, perché portano troppo calore e il calore ci danneggia. E quindi, per esempio, cane, lupo e maiale non fanno bene. Ha scritto questi tre animali qua. E poi un'altra cosa importante da considerare sono appunto le piante. Le piante che vengono utilizzate perché sono il rimedio con cui Dio vuole che noi ci curiamo, e vengono classificate, quindi divise tra calde o fredde, vengono descritti gli scopi terapeutici e il valore curativo di ogni pianta. Un'altra cosa importantissima nella medicina tegardiana è appunto la potenza di vita, quando noi siamo vitali. Quindi dovremmo chiedercelo ogni giorno per vedere un attimo come stiamo a livello proprio energetico. Così cerchiamo subito di porre rimedio e vedere che cos'è che non va. E quindi un saggio regime alimentare e l'utilizzo anche di pietre preziose, perché lei utilizzava anche questo per curare. Un'altra cosa importante quindi è la nostalgia di Dio, perché la nostalgia di Dio, che lei diciamo classifica come settima virtù delle 35 che lei ha scritto, perché 35 sono i vizi e 35 le virtù, la settima, che è quella più importante, è la nostalgia di Dio, perché più abbiamo nostalgia di Dio e più siamo predisposti a guarire. E quindi dobbiamo avere questa nostalgia di Dio, dobbiamo avere la voglia di guarire, e Dio nello stesso tempo deve aver deciso che vuole guarirci.
quindi devono avvenire queste tre cose per poter stare bene. Quindi Dio creò l'uomo con corpo e anima, nel corpo incluse tutte le nature fisiche, nell'anima un'immagine dello spirito angelico. Infatti noi facciamo parte del decimo coro angelico, non so se lo sapete, noi siamo il decimo coro angelico. Allora, conseguenze del peccato originale, quindi quello che vi dicevo, quando è avvenuto questo peccato originale, il corpo di Adamo ha cambiato proprio fisicamente e quindi in lui si sono oscurati gli occhi, quindi si spensero perché non vedevano più cose celesti. La cistifellea, che brillava come un cristallo, si trasformò in qualcosa di amaro, la bile divenne nera come l'assenza di Dio e Adamo stesso fu completamente trasformato. La tristezza prese possesso dell'anima, quello che vi dicevo prima. Quindi quello che dobbiamo guarire ogni giorno è proprio la tristezza. Per capire quanto dobbiamo guarire, dobbiamo vedere a fine giornata quanto siamo tristi. E quindi qua nelle righe successive vi ho riportato quanto detto prima del fatto che esistono questi quattro liquidi e quindi in base al rapporto che c'è dei quattro liquidi all'interno dell'uomo, così riusciamo a capire se l'uomo è in armonia o meno con se stessi e quindi di conseguenza riesce ad essere in armonia con gli altri e ancora con Dio. Quindi il perno più importante è la viriditas, l'energia germinativa di cui il cosmo è creato e intriso e che è presente in ognuno di noi. Quindi non esiste benessere senza armonia e, come è stato detto prima dai precedenti relatori, il verde è simbolo di un essere umano sano, sia in natura fisica che spirituale, però le due cose non sono separate ma camminano sempre insieme. Qui vi ho riportato delle immagini che sono del mio melo, che in pratica il giardiniere aveva deciso di tagliarlo, però questo andava contro la mia volontà, quindi ho deciso di lasciarlo e poi dopo qualche mese è iniziato praticamente a germogliare, a cacciare le foglie e addirittura i frutti. E quindi questa è veramente un'immagine molto bella della viriditas, quindi il mio melo che ha avuto la voglia di guarire se stesso e quindi di riportare di nuovo i frutti. E infatti questa viridità è energia verde, quindi noi per stare bene dobbiamo verdeggiare, cioè essere vitali. E quindi questa è proprio un'unità, cioè un'unità nell'energia cosmica creata da Dio e questa è presente in ogni cosa, come vi dicevo anche prima. Quindi più siamo in salute, e questa secondo il Descartes la salute è la condizione naturale, cioè noi dobbiamo stare in salute, no? Quindi più stiamo in salute più siamo vitali. E perché la viriditas ci consente di vivere in armonia con noi stessi, con gli altri e di affrontare le difficoltà di ogni giorno in modo positivo. Invece, quando perdiamo la connessione con il bene e con la verità, cadiamo in malattia. E che succede? Ci ammaliamo. La malattia in questo caso che cosa provoca? Inaridimento, secchezza, rigidità, stagnazione. Perché? Perché diamo importanza a cose che ci danneggiano, l'odio, la rabbia, l'orgoglio, questo ci deprivano della forza verde e quindi delle nostre virtù e ci ammaliamo. Quali sono i quattro fondamenti della medicina del Descartes? Questa slide l'ho riportata di nuovo, questo è il secondo anno che sto qua, infatti ringrazio Michele per avermi invitato, però ho ritenuto il caso di riportarla perché magari c'è qualcuno di voi che l'anno scorso non c'era e quindi magari può essere la prima volta che affronta questa tematica. Allora, i quattro fondamenti della medicina descartiana quali sono? Prima di tutto la dieta, quindi nutrire il proprio corpo con alimenti che ci fanno bene e che non ci danno dei muchi o scorie dannose che poi possono appunto farci ammalare. La
seconda è l'utilizzo di metodi drenanti, che sono il salasso, la scarificazione e la moxibustione. Infatti io sono 2 anni che faccio anche il salasso e sto veramente molto bene facendo questa terapia, perché mi aiuta a eliminare tutte le scorie che sono presenti nel mio sangue. Santa Hildegarda ha scritto come bisogna fare il salasso, e mi segue una infermiera hildegardiana che quindi si è specializzata per questo, e praticamente è il primo metodo da utilizzare per depurare l'organismo, è quello più importante. Come si fa un salasso? Allora, innanzitutto è diverso rispetto al prelievo, perché nel salasso parte proprio una vera e propria emorragia, però non è, cioè, alla fine quando sentiamo il salasso ci impressioniamo un po' più per la parola che neanche per quello che si fa, perché in pratica bisogna stare seduti, tranquilli, su comodi. Dopodiché l'infermiera identifica la vena su cui bisogna prelevare il sangue, e Santa Hildegarda ha scritto che 3 sono le vene su cui si può fare, e sono la vena epatica se si vuole effettuare la depurazione dell'organismo e quindi l'eliminazione proprio delle scorie dannose, oppure se quella della testa se c'è problema di emicranie, cefalee, e quindi in quel caso si fa sulla vena della testa, oppure quella del cuore se si hanno problemi legati all'apparato cardiocircolatorio. Io lo faccio su quello del fegato, sulla vena epatica, e quindi in pratica l'infermiera mi infila l'ago del salasso, parte l'emorragia, esce tutto il sangue sporco, proprio scuro scuro. Santa Hildegarda infatti così ha scritto, abbiamo scritto anche un libro sul salasso, è questo qua. Santa Hildegarda di Bingen, disintossicarsi con la salassoterapia, come, perché e quando farlo. E in pratica una volta che esce questo sangue sporco, a un certo punto inizia a fluire quello rosso vivo e bisogna staccare l'emorragia. Quindi l'infermiera blocca l'emorragia col cerotto, lo vatta, è finito là. E poi in genere però cerco di masticare un po' di galanga subito dopo, perché tipo mi sento un po' debole, e quindi... Ma quanto te ne fanno uscire? Allora sì, Santa Hildegarda l'ha scritto, bisogna prelevare la quantità di sangue pari a un bicchiere d'acqua, un sorso d'acqua che riesce a bere un uomo assetato. Quindi è poco, alla fine. Più è poco, più vuol dire che stiamo bene. Perché vuol dire che abbiamo eliminato poco sangue. E poi c'è anche la scarificazione, che è l'utilizzo delle coppette, che è stato poi ripreso nella medicina tradizionale cinese, e la moxibustione, quindi l'utilizzo di coni di Artemisia vulgaris. Non so se la conoscete questa pianta, che cresce spontanea nelle campagne, e quindi utilizzava anche questo. Lei è stata la prima dove c'è il problema. E poi la terza fondamento è il digiuno. Il digiuno, noi siamo abituati quando sentiamo il digiuno, all'assenza di cibo. Invece nel digiuno hildegardiano non bisogna non mangiare, ma bisogna seguire delle regole. Se volete dopo ve lo spiego così, almeno a grossi linee. Però serve per ristabilire uno stretto contatto con Dio, quindi vuol dire che noi stiamo perdendo un po' il contatto con Dio e quindi ci stiamo ammalando, quindi serve proprio per riprendere questo contatto. È una pratica religiosa che però serve anche per far star bene il corpo, proprio perché non possono camminare su 2 strade diverse, il corpo e l'anima, e quindi per questo dobbiamo sempre parlare di tutte e 2 insieme. E l'ultimo invece è l'utilizzo dei rimedi terapeutici, quindi una volta che l'uomo ha seguito una corretta alimentazione, una buona depurazione e uno stretto rapporto con Dio, comunque si è ammalato, allora
allora lei consiglia il rimedio. Invece nella medicina allopatica la prima cosa che si fa è il rimedio, queste altre tre cose non è che si considerano più di tanto. Quindi qualche dritta sulla dieta, innanzitutto lei fa una distinzione riguardo l'organismo sano e l'organismo malato. La mattina l'organismo sano non necessita di mangiare, può anche non fare colazione, può iniziare i pasti verso mezzogiorno, mezza giornata. Perché? Perché non necessita del cibo per riuscire ad affrontare la giornata. Cosa diversa invece rispetto a un organismo malato, perché è dal cibo che deve trarre energia. E poi bisogna iniziare la colazione con un piatto caldo, perché questo consente allo stomaco di partire. Invece se introduciamo prima un alimento fritto, noi ci danneggiamo di primo mattino praticamente. Dopodiché lo stesso nel piatto, lei consiglia molto una delle colazioni che magari lei consiglia è il porridge d'avena, no? Che si può mangiare molto, molto volentieri, buono. Perché quindi si introduce prima il cereale, l'avena, poi si introducono praticamente la frutta. Questi sono, diciamo, i passaggi da introdurre nel nostro organismo. Quindi bisogna iniziare prima con il porridge assoluto, poi iniziare a mangiare per esempio la frutta, non so se voi mangiate la marmellata, la frutta secca, la frutta fresca nei porridge, non so come siete abituati a fare, però è il secondo step. E infine le spezie. Io in genere utilizzo la cannella perché mi dà energia e poi mi piace tantissimo. E poi si può procedere anche con qualcosa di freddo, però la prima cosa che dobbiamo fare è partire con cibi caldi. Dopodiché quindi affrontiamo la giornata, possiamo anche pranzare e cenare. L'importante è che dopo cena facciamo una bella passeggiata. Penso che tutti la facciano questa passeggiata. Oppure che l'uomo non deve dormire molto dopo mangiato, massimo 15 minuti, questa è un'altra cosa importante. Del salasso abbiamo parlato prima, quindi cerchiamo un attimo di andare avanti, se no non rientriamo nei tempi. E quindi serve proprio una cosa che invece ho dimenticato di dirvi è che il salasso e il decardiano va fatto in legame alla luna, si fa nei primi 6 giorni di luna calante, altrimenti è dannoso per il nostro organismo. Infatti gli infermieri decardiane seguono un calendario che è proprio nazionale e quindi si fa in quei determinati giorni. Poi queste qui sono le regole per affrontare il salasso, che sono un po' uguali sia per gli uomini che per le donne. L'unica cosa però è che le donne devono continuare a farlo fino a 100 anni, quindi vuol dire che noi siamo un po' più intossicate rispetto agli uomini. E del digiuno, questa è la slide che vi dicevo prima, ci sono 3 livelli di difficoltà del digiuno. La dieta più semplice, che si fa a base di farro, frutta e verdure, adatta a tutti e si può seguire per 4-6 settimane. 5 minuti. Allora questa magari fate la foto, però andiamo avanti, se no non facciamo in tempo. È stata la prima ad introdurre il problema del cancro. E ci sono correlazioni praticamente di queste 5 patologie: cuore, gola, fegato, stomaco e reumatismi. E questo è il rimedio che vi ho portato qua, il rimedio che lei consiglia, si chiama Silesan, che vuol dire sia in salute che in malattia, quindi lo dobbiamo utilizzare tutti, a prescindere dal fatto che siamo organismo sano o malato, va bene per tutti. È fatto di 4 erbe, che sono la galanga, la pirosella, il dittamo di Creta e semi di finocchio. E quindi ha proprietà antiacide, antibatteriche, diuretiche e depurative. Avevo fatto un sacco di slide in più, secondo me.
E questa è la cosa importantissima di De Gabbia: pregare, erborizzare, trasformare. Invece con me è partito tutto dall'erborizzazione, poi dalla trasformazione e infine la preghiera. Quindi erborizzare vuol dire raccogliere sul campo, identificare, allestire poi i campioni e sistemarli. Il finocchio, per esempio, è l'ortaggio preferito di De Garda, che va mangiato sia crudo sia i semini, aiuta anche per l'alito. Queste sono tutte foto delle cose che faccio, perché tra le tante passioni che ho anche quella delle foto. E quindi questi sono invece i rimedi che ho iniziato a utilizzare seguendo la sua medicina. Per esempio, per la dissenteria ho utilizzato io stessa questo rimedio del turlo d'uovo con cumino e pepe. Vengono sbattuti, rimessi di nuovo nel guscio e cotti nel forno, e quindi si possono usare in caso di dissenteria. La pomata alla viola, l'olio di viola che è qua, che l'ho realizzato appunto utilizzo con violetta, iris e rosa assoluta, serve per sbloccare la creatività e riequilibrare corpo, mente e spirito. E molte donne l'hanno utilizzato anche sulla pelle, infatti la violetta e pure l'iris hanno delle forti proprietà per la pelle, aiutano molto a rigenerare i tessuti e quindi a proteggere anche dalle rughe. C'è un'energia che scaturisce dall'eternità e questa energia è verde. Queste sono un po' le mie preparazioni. L'olio di Santa Teresa che abbiamo detto. Qua vi avevo scritto un po' i cereali più importanti che lei consiglia. Il farro che va bene per tutti. Qua ho spiegato un po' perché il farro fa così tanto bene. Perché oltre che contenere vitamine, minerali eccetera, contiene questi due aminoacidi essenziali che sono la fenilalanina e il triptofano, e quindi aiutano anche per il buon umore. È anche antimicrobico, ideale per tutte le fasce d'età, addirittura anche i diabetici accettano meglio il farro perché ha uno zucchero che ha una digestione più lenta e quindi consente anche ai diabetici appunto di utilizzare. Addirittura a soggetti affetti da sensibilità al glutine, quindi in alcuni casi anche i celiaci riescono a mangiare. Però lei, come ho detto prima, utilizza questa specialità, Triticum Specta. In realtà ci sono tre tipi di farro: monococco, di cocca e Specta. Lei utilizza Specta, che sarebbe picco grande, gli altri due sono piccolo e medio. Invece noi dobbiamo scegliere questo qua. E poi qua a destra trovate le specialità che lei, appunto quelle specialità che bisogna utilizzare come farro. Questa è una ricetta del porridge che vi ho detto prima, e poi questa è la minestra di avena che ho scoperto che mi piace tantissimo, e si prepara con le verdure, zucca, carota, cipolla, sedano, dopodiché si aggiunge l'avena e la noce moscata. Quindi questa qua, qua ho spiegato un po' perché l'avena fa bene. L'avena fa bene più a chi sta bene. Chi sta male, chi ha problemi più di circolazione, non fa tanto bene l'avena, perché può creare appunto stitichezza. La prugna non fa bene. E questa è la mela cotogna che a me piace tantissimo, che Michele ogni anno mi regala sempre un vasetto di mela cotogna. No, stavolta me l'ha preparata Andrea. Perché fa bene veramente a tutti. Quindi perché questa è la slide per chi si definisce San Tommaso. Allora, tutto quello che lei ha scritto ho cercato di ritrovare poi un riscontro a livello sperimentale, e in realtà, nonostante lei non avesse gli studi farmacologici, no? In realtà poi facendo un riscontro con tutte le cose che ho studiato ho trovato che una corrispondenza. Questo è il motivo per cui sto continuando a scrivere, è perché il mio desiderio è quello che possiamo avere tutti una piccola farmacia domestica con cui poterci curare.
Quindi le mele cotogne contengono, oltre che vitamine preziose e minerali, il 10% di pectina, addirittura contengono un agente gonfiante che abbassa il colesterolo e gli acidi biliari. Quindi Michele, oltre che a fare una cosa buona, fa anche una cosa salutare. È un elevato contenuto di oli eterici che consentono di eliminare l'acido urico. L'acido urico che è responsabile comunque di molte patologie, gotta, reumatismi, artrite, e quindi a rimuovere queste sostanze reumatiche del tessuto connettivo che è il pavimento delle nostre cellule. Quindi se ammaliamo il pavimento, di conseguenza anche le cellule si ammaleranno. Qua vi ho riportato velocemente due esempi di terapie che ho consigliato e ho visto che hanno aiutato, ho aiutato due donne. Una che aveva lei stessa e tutta la famiglia era affetta da scabbia. Nel 2024 parliamo di scabbia, quindi in farmacia mi è venuta questa donna e quindi ho ricordato il rigo che avevo letto sul libro di Descartes: chi soffre di scabbia faccia cuocere nell'acqua le foglie di gerso. L'ho consigliata e lei dopo un mese è venuta a ringraziarmi perché fortunatamente anche i bambini non avevano più la scabbia. E un'altra è questa, è l'ametista. L'ametista lei la consiglia per le macchie al viso, in caso di tumore si può utilizzare sui punti dove è scoppiato il tumore, però io non l'ho consigliata per questo, l'ho consigliata ad una donna che purtroppo è una malata spirituale e non aveva difficoltà a dormire la notte e quindi ho consigliato di mettere l'ametista sul comodino e addosso e poi mi ha riferito insomma che da quel giorno riesce a dormire la notte perché serpenti e vipere evitano l'ametista e fuggono dai luoghi dove si trova la pietra. Questo è un po' quello che vi dicevo e quindi vi saluto con questa slide che il 17 novembre è Santa Hildegarda, quindi è stato da poco Santa Hildegarda, noi l'abbiamo festeggiata ad Anagni, al convegno di Anagni, e la notte che lei è morta sono apparsi questi due archi nel cielo con delle croci e sono avvenuti un sacco di miracoli e si è diffuso in tutto l'ambiente un forte profumo. Ringrazio tutti per l'attenzione.